Poi dimentichiamo sempre un piccolo fatto: questo governo non ha, e questa maggioranza non hanno mai avuto un indirizzo preciso e una coesione, non hanno mai avuto a cuore le sorti del paese. Questo governo e questa maggioranza nascono solamente sulla base di una conservazione di posti di potere, ma soprattutto per impedire che si andasse alle elezioni e il centrodestra, che è maggioranza nel paese, potesse governare e soprattutto eleggere il prossimo capo dello Stato. Queste ragioni sì. rimangono tutte sul tappeto corroborate dal fortissimo vincolo esterno che c'era nel 2019 e che c'è a maggior ragione adesso, rappresentato dall'Europa, che ha i suoi esponenti, le sue diciamo forme di garanzia in Italia, nel PD e in qualche forma in Mattarella. Quindi pensare che questa situazione in questo momento possa cambiare è francamente utopistico. Quindi un voto in più raccattato in maniera più o meno trasparente, va benissimo e andranno avanti così. Tutto quello che ci diciamo per il bene del paese sarebbe, è ovvio che sarebbe meglio tutt'altro per il bene del paese. Era sì. talmente evidente che per il bene del paese Conte non andava bene. Un Presidente del Consiglio che passa da una maggioranza a una opposta senza neanche fare un passaggino elettorale è uno scandalo assoluto. Però questa è la situazione che ci troviamo a gestire. Per cui, salvo incidenti, ma proprio incidenti, nel senso che gli scappa la palla dalle mani e rimbalza troppo lontano per riuscire a raccoglierla in tempo, noi ci ritroveremo andare avanti così in una pandemia continua. Che ancora morde, sì. Ma con queste persone che non sono assolutamente in grado, ormai l'hanno dimostrato in un anno di tempo, di gestire neanche la pandemia, figuriamoci i soldi. Peraltro continuiamo a parlare solo dei soldi del recovery, ci sono i fondi strutturali, abbiamo ancora 38 miliardi da spendere sì, i fondi non strutturali. Spesi, sì. Queste persone hanno già maneggiato oltre 110 miliardi di euro, per cui sembra che adesso solo i 200 miliardi che arriveranno, fra l'altro frazionati, siano la cosa importante da gestire. Ma questi hanno già gestito malissimo 110 miliardi di euro. Questa è purtroppo la nostra situazione. Allora voglio chiedere una cosa.